the moment has arrived for the Prima man. Oscar Piastri wins the Formula 2 Championship of 2021. Three titles in a row for the Australian driver. Formula Renault, Formula 3, and now Formula 2. Oscar Piastri, australiano classe 2001, uno dei talenti più fulgidi che si siano visti nelle ultime stagioni nelle categorie minori, come avete sentito, vincitore degli ultimi tre campionati a cui ha partecipato, Formula Renault, Formula 3, quest'anno con la Prema, Formula 2 da rookie, non ha ancora trovato un posto in Formula 1, per tanti una vergogna, fa comunque parte dell'Academy dell'Alpine e presuppongo che non mancherà molto al suo ingaggio nella classe regina. Yo Wheelers, buah a tutti e bentornati sul canale, come sempre qui è il vostro Alas che vi parla, piacere di rivedervi. Siamo qui per un video speciale, una Last to Question Mark Challenge con la Formula 2 2021. Da quando è uscita sul gioco, su Formula 1 2021, la classe 2021 della Formula 2, mi avete chiesto di creare un gameplay, non potevo non farlo con il pilota che ha dominato soprattutto nelle ultime gare il campionato di Formula 2, appunto il nostro Oscar Piastri, quindi non perdiamo tempo, tuffiamoci in una gara, in quella dell'Austria, alla guida di Oscar Piastri, partendo dall'ultima posizione. Non voglio perdere altro tempo se non per dirvi, chiedervi naturalmente come sempre di aiutarmi lasciando un like, commentando qui sotto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Sono curioso di sapere cosa pensate voi del talentino australiano. Naturalmente se volete iscrivetevi anche a tutti i miei canali social per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite e ora tuffiamoci all'interno di questo nuovissimo episodio. Siamo qui tra le foreste e i pendii di Spielberg in Austria, uno spettacolo della natura a sole 2 ore da Vienna, in uno scenario incredibile per la gara di oggi. Manca poco ormai. Il tracciato di Spielberg è uno dei più brevi del campionato di Formula 2. Solo 10 curve, 7 a destra e 3 a sinistra, ma le zone DRS prima delle curve 1 e 4 offrono buone opportunità di sorpasso. Vale lo stesso per la svolta in curva 2, che anticipa la frenata in salita e la terza sterzata del circuito. La gara di oggi si svolge nell'incantevole cornice delle montagne della Stiria. Come sempre, qui con me c'è il nostro amico Davide Valsecchi. Davide, pensi che l'intensità dello scenario si rifletterà sulla gara? Ciao Alex. Beh, ne sono certo. Il circuito austriaco è da sempre sinonimo di velocità e semplicità e incoraggia i piloti a rischiare e a tentare il sorpasso. Ma dovranno fare i conti con la superficie a bassa aderenza del tracciato, per cui il minimo errore potrebbe rivelarsi fatale e compromettere drammaticamente la gara. Ok, dopo l'appassionante sessione di ieri, diamo un'occhiata alla situazione. Bent Viscal parte dalla pole position, con accanto Lirin Zendeli. Quindi, nel resto della griglia, Deledda, Purcher, Yuri Vips e Beckman, Lawson, Vershore, Viscal, Robert Schwarzman, Tiktum, Armstrong, Marino Sato e Daruvala, Zou, Aitken, Lundgaard e Guilherme Samaya, Drugovic, Nissani, Boschung e Oscar Piastri completa la griglia. I preparativi sono quasi ultimati, quindi scendiamo in pista. Qualche bug di troppo nei nomi, avete sentito Emerson Fittipaldi confuso per Bent Viscal, ma noi ora andiamo a dare un'occhiata alla nostra strategia, molto semplice, partiamo con la gomma più morbida, cerchiamo di fare 8 giri, probabilmente anche 9 per cercare di evitare il traffico e poi monteremo la gomma hard per averla anche più nuova e siamo pronti alla partenza. Oscar Piastri in 22esima piazza, 5 luci accese in questo momento. Si spengono e parte il Gran Premio d'Austria. Buono lo scatto di Boschung. Noi rimaniamo un po' bloccati, ma la nostra strategia è proprio quella di rimanere un po' nelle retrovie perché sappiamo di essere molto forti nella staccata di curva 3. Quindi ci manteniamo in scia a Lundgaard, che cerca di contendere la posizione a Boschung, che ne ha perse, ha riperso spinta qua sul dritto, nel lunghissimo dritto semicurva e staccata. Classica dive bomb all'interno, frenano molto presto tutti gli altri, contatto per noi con quello che sembra essere Jack Aitken e saliamo in 16esima piazza.
E prendiamo tutta la scia di Jack Aitken, perché anche qui loro frenano molto presto, quindi ci tuffiamo all'interno e con grande caparbietà prendiamo anche la posizione, con Aitken che perde addirittura un'altra posizione a causa della nostra frenata molto ritardata. E qui inizia una zona della pista in cui Oscar Piastri e noi siamo veramente velocissimi. Guardate come riusciamo a uscire molto più forte rispetto a Marino Sato, a prendergli tutta la scia. E possiamo pensare anche all'attacco qua in fondo. Infatti usciamo dalla traiettoria, stacchiamo molto più forte, ci prendiamo l'interno e riusciamo comunque a tenere la vettura all'interno dei limiti della pista. Usciamo fortissimo, primo giro in cui abbiamo guadagnato la bellezza di 8 posizioni. E qui inizia la nostra vera e propria gara. Secondo giro, tra curva 6 e curva 8 siamo velocissimi. Il nostro secondo settore è un lampo. Usciamo fortissimo da curva 8, prendiamo tutta la scia di Guanyu Zhou e, come per il sorpasso precedente, all'interno non lasciamo scampo al pilota cinese, mentre Theo Purcher, che è in vetta, fa il giro veloce, ma noi siamo comunque molto più veloci. Davanti a noi il nostro compagno di squadra, curva 3, lo tocchiamo leggermente, abbiamo provato a tuffarci all'interno ma era veramente troppo lontano il nostro compagno di squadra, ma non manca molto a tentare il sorpasso. Infatti curva 6 entriamo fortissimo, usciamo fortissimo, e in curva 7 e 8 non lasciamo scampo al nostro compagno di squadra, anzi cerchiamo di fargli perdere meno tempo possibile. Sorpasso andato a buon fine, 12esima piazza. Dobbiamo aspettare poi al giro 3, quando Enzo Fittipaldi fa il giro veloce l'ultima curva e usciamo fortissimo, un ultimo settore veramente velocissimo. Andiamo all'esterno su Dan Ticktum, il numero 5 della Carlin, non può assolutamente nulla, usciamo molto molto forte e prendiamo anche la posizione su Dan Ticktum. Ora il nostro obiettivo è Marcus Armstrong per entrare nella top 10, ancora secondo settore fucsia per noi. E ancora una volta curva 9, ci troviamo all'interno, ottimo sorpasso su Marcus Armstrong, sul pilota dell'Academy Ferrari, anche lui non può nulla. Giro 7 ed inizia il valzer dei pit stop, andiamo vicinissimi a Vershore, rischiamo tanto, continuiamo noi per un altro giro, ci prendiamo anche il DRS, ma dobbiamo aspettare al giro successivo per vedere che rientrano anche capoclassifica Zendeli e Vips, quindi noi decidiamo di prenderci ancora una volta il DRS e di continuare un ulteriore giro per avere gomma hard più nuova alla fine rispetto a tutti gli altri. Questa gomma soft l'abbiamo sfruttata tantissimo, al che andiamo anche lunghi nell'ingresso box. Intanto Guilherme Samaia, dopo curva 3, è fermo in pista, bandiera gialla, speriamo in una safety car perché ci aiuterebbe tantissimo. Ci fermiamo per il nostro pit stop, i nostri meccanici fanno un ottimo lavoro, sono veramente velocissimi nel cambio gomme. Rientriamo e là in fondo, proprio alla curva 10, vediamo che stanno sopraggiungendo tutti gli altri, quindi vediamo se siamo riusciti nei due giri in più che abbiamo fatto a guadagnare qualcosina. Purtroppo sono tutti in un enorme treno DRS, vediamo in che posizione riusciamo a rientrare. Dovremmo essere intorno alla P9, dietro a Vershore. Riusciamo anche a mantenerci bene in scia, ed è proprio Vershore il protagonista. A metà giro rompe il motore, problema meccanico per lui proprio davanti a noi, dobbiamo rallentare per evitarlo. Bandiera gialla, si mette da parte, guadagniamo una posizione, abbiamo Yuri Vips davanti, usciamo molto più forte in curva 10, giro 12, inizia il giro 13, facciamo il giro veloce senza neanche un settore fucsia, siamo all'interno, ritardiamo la staccata e ci prendiamo anche la P7. Ora ogni giro sarà un giro da qualifica. Viscal davanti, proviamo lo stesso sorpasso, non riusciamo a uscire così forte per prenderci la P6, però lo costringiamo a spostarsi all'interno per tentare la staccata violentissima all'esterno. Freniamo molto più tardi e ci prendiamo anche la P6. Ora Beckman, giro 15, letteralmente ci tuffiamo all'interno di curva 3, frenata fatta veramente tardi, molto molto tardi ragazzi, vi assicuro, ho avuto grande paura di bloccare, invece sono riuscito a frenare la vettura. Giro 15, Zendeli, leggero errore, blocca l'anteriore destro, usciamo come sempre molto forte dall'ultima curva, prendiamo tutta la scia, proviamo a costringerlo all'interno, lui mantiene la traiettoria, a quel punto dobbiamo tentare la dive bomb all'interno, lo spingiamo nel cordolo esterno e ci prendiamo anche la P4. L'obiettivo podio sembra molto fattibile, abbiamo Deledda davanti a noi.
noi. Dobbiamo aspettare però alla fine del giro 17, inizio del giro 18. Ancora una volta usciamo fortissimo dall'ultima curva, da curva 10 prendiamo tutta la scia del pilota della HWA, proviamo a prenderci lo spazio all'esterno, ci tuffiamo, freniamo ai 100 metri. Deledda non riesce ad avere una grande trazione, ma anche noi abbiamo problemi con le gomme che stanno cominciando a risentire dell'usura e della grossa spinta. Quindi Deledda può prenderci il DRS, può spingere al massimo, cerca di contenderci nuovamente la posizione in curva 3, frena molto più forte di noi, ma noi ci manteniamo all'esterno. Migliore trazione per la nostra prema. Oscar Piastri sale sul podio e forse abbiamo anche la possibilità di vincerla questa gara, ma prima abbiamo Fittipaldi davanti a noi e dobbiamo tentarla qui all'ultimo giro, curva 3. Ritardiamo la staccata ai 100 metri. Bravo, pulitissimo, complimenti al pilota brasiliano che ci ha visti affiancati e non ha stretto. Non aveva senso provocare uno scontro. Oscar Piastri si prende la P2, il pilota australiano della Prema sa che ora c'è solo Theo Purcher tra sé e una clamorosa vittoria. Quando stiamo entrando nella zona del circuito in cui siamo nettamente più veloci rispetto a tutti gli altri, curva 6, leggero errore, dobbiamo scalare in terza, mettiamo la quarta e usciamo nettamente più forte, facciamo addirittura nonostante tutto il settore fucsia. Curva 7 e curva 8 usciamo molto più stretti rispetto al francese, possiamo prenderne tutta la scia e là in curva 9 non possiamo esimerci, ci lascia una voragine il pilota francese, gliela facciamo pagare cara perché ci prendiamo la P1 alla penultima curva con una serie fantastica di sorpassi. Oscar Piastri va a vincere questa Last to Question Mark Challenge. Assolutamente fantastico, splendido risultato. Grande gara della Prema che si aggiudica la vittoria. Davide Vazzecchi, a te la parola. Da dove è nato oggi questo risultato? Beh, non ho ben chiaro cosa sia successo, ma una cosa è certa. Oggi ha vinto chi non ha avuto paura di lottare con un coltello tra i denti. E chi siamo noi per obiettare? Non credo di aver mai visto nessuno gli sforzi degli avversari con tanta ferocia. La gara di oggi è da tramandare ai posteri. E a giudicare dalla reazione del pubblico, non sono l'unico a pensare così. Mentre i piloti salgono sul podio, l'adrenalina di questa giornata di gara è ancora a mille. Un altro successo in Formula 2 per la Prema, una scena che inizia a farsi familiare. Che talento l'australiano della Prema che va a vincere una gara in cui partiva in ultima piazza con due splendidi sorpassi nell'ultimo giro su Purcher e Fittipaldi. Per quanto riguarda la mia esperienza con le Formula 2 2021, in questa prima gara con le Formula 2 2021, esperienza assolutamente identica a quelle delle Formula 2 2020, io adoro guidare le Formula 2, forse anche più delle Formula 1. Per quanto riguarda la classifica di questa gara, Piastri, Purcher, Fittipaldi sul podio, Zendeli, Deledda, Viscal, Beckman, Vips, Lawson e Schwarzman a completare la top 10 e quindi la zona punti. Poi Sato, Tiktum, Drugovic, Armstrong, Daruvala, Nissany, Aitken, Lundgaard, Boshung, Zhou, Vershor e Samaya con gli ultimi due ritirati. Ragazzi, se vi è piaciuto questo episodio, naturalmente vi chiedo come sempre di lasciare un like, commentare, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti, iscrivetevi anche a tutti i miei canali social per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite del canale. Detto questo, io vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao Wheelers!